Non smettere di inseguire i tuoi sogni, fra. No, no, no. Io sto vivendo il mio. Se vuoi odiare, ciao, fai pure. Ciao. Se vuoi odiare, ciao, fai pure. Se vuoi odiare, ciao, fai pure. Scrive l'ascoltatore, vorrei dire a Marra di restare sempre vero, lo stimo tantissimo e per me il suo primo CD è stato un fratello maggiore. Fino a qui tutto bene, grazie Linus, grazie Nicola, Never Give Up. Grande. Un ragazzo che grandioso. Ti segue come tanti, insomma. È forte il tuo primo CD, mi piace molto la canzone Fattore Wow dove c'è J-Ax che fa un rap che spacchi tutto, quando parte alzo lo stereo. Ho riportato J-Ax, infatti mi fa sì, cazzo, sì. Cosa mi stai facendo scrivere? No, forte, veramente forte. Una cosa che mi colpisce è che fra voi tre rapper, diciamo così, più importanti del paese dal punto di vista quantomeno commerciale, poi so che su qua bisogna muoversi come sulle uova, no? Mm-hmm. C'è tu, Fabri e Idogo, c'è comunque molta interazione. Sì, è, che è soltanto colpa di quella piccola donna che sta lì nell'angolo o... Ma diciamo me... la Rick Rubin italiana, così, la Dr. Dre italiana, ecco, chiamiamola così. Ma è anche, secondo me è anche un sintomo, come dicevo prima, di maturità. Cioè noi abbiamo capito che per una volta conviene fare squadra e che i nostri antagonisti è un po' il resto della musica italiana, quindi è inutile lottare fra noi mentre alla fine c'è più antagonismo. Ecco, se però tu dovessi spiegare Marrakech. Hai capito? C'è più antagonismo con Valerio Scano che tra di noi, ha detto. Certo. Quello che ha vinto il reality... Best tutti male. I modi in tutti i lati. Vabbè. Senti, se tu dovessi definire appunto te, Idogo e Fabri, in sintesi, la differenza principale fra voi tre qual è? Forse Idogo sono più pop in questo momento, no? So che un insulto terribile potrebbe picchiarmi. Per me è interessante sapere come la pensate voi, perché una volta vi ho visto fuori onda. Totò e Peppino che ci spiegavano queste cose. Beh, però comunque noi l'ascoltiamo, quindi no, siamo infatti, dei buoni termometri. Ecco. E infatti vi ho visto fuori onda che parlavate di questi tre gruppi. Sì. Cioè, e dicevate che, tu dicevi in particolare, Linus, dicevi che secondo te io ero l'artista tra i tre più giovane. Mm-hmm. E mi ha stupito questa cosa perché nella mia testa tu sei più giovane, poi magari l'età è la stessa di loro, ma non sono molto distanti. L'età sono tutti simili, no? Ma io pensavo che tu ti riferissi a più giovane artisticamente, nel senso più per chiaro. I giovani, tutte e due, mentre invece un po' il mio disco è un po' quello fra i tre forse più sperimentale, un po' più difficile, almeno a me sembra. Questo è la differenza principale tra le tre cose. Ma è sicuramente Fibra più pop. Esattamente. Fabri è quello di più facile di gestione, come dire. No? Sono le fibre, capito? Esattamente. Le fibre vanno giù più cioè, secondo me è la sua forza è la semplicità, ma per me, insomma. Sì. Poi invece i Dogo sono il gruppo che ogni genitore vorrebbe come fidanzati per le figlie. Diciamo quelli più gangster. Adesso semplifico, stiamo semplificando. Dove noto effettivamente una maggiore ricerca della lingua, del linguaggio, è in Marrakech. Che però mi ha molto deluso quando ho fatto quella rima su Colorado. Ci sono rimasto così male, mannaggia, perché è un amore non ricambiato. No? A me mi piace un artista. Alludi forse alla droga ha aiutato e ora rido perfino a Colorado Caffè. Sì, dopo però, no, e va bene così. Va bene così perché, insomma, quando uno... Le critiche servono per crescere. Sì, infatti, poco fa ha colto Fabio nei corridoi. Fabio ti ha chiamato, non lo farò mai più. Marra nei corridoi. Nicola gli ha spiegato questa cosa e lui gli ha risposto davvero paraculo. No, ma adesso è migliorato. Però vedi che adesso Colorado è migliorata? Hai visto? Grazie anche a queste critiche. sì, vabbè. No, insomma, sì. No, in realtà, come vi dicevo prima fuori onda, è un po' un tapis. Cioè, il dissing nell'hip hop è un po' il tapis. Ah, il dissing? Che cosa? Bisogna spiegare che cos'è il dissing. Il dissing è quando in un testo rap tu nomini qualcuno, di solito un po' sbeffeggiandolo. Ma perché non sbeffeggio Savino, ma Colorado. Certo. No, ma non ti giustificare. No, quello, no, in realtà è appunto un po' il tapiro di Striscia quando sai, il rap poi parla sempre di argomenti reali, no? Cioè non è che come un testo appunto di Valerio Scano dove è tutto molto astratto quindi parlando devi fare dei riferimenti, devi parlare di cose concrete. Va bene. Senti, invece quella frase presa dal film L'odio, fino a qui tutto bene, che noi abbiamo tante volte citato per radio. Fino a qui tutto bene.
che è praticamente il suicida che si sta buttando dall'ultimo mm-hmm. piano e prima ancora di cadere dice fino a qui tutto bene, sì. non sapendo che non è la caduta che ti uccide ma è l'impatto. È una cosa che hai scoperto da solo o te l'ha segnalata qualcuno? Generazionalmente magari non ti appartiene perché è primi anni 90 il film, no? No, beh, in realtà è proprio negli anni in cui hai appunto hai 15 anni e ti guardi quei film lì e ti rimangono dentro. La vita. Quindi in realtà quello per me è un film topico, proprio è un film totale. Poi io appunto vengo da un quartiere periferico, quindi è la mia Bibbia, diciamo. Però in realtà più che citare il film che appunto parla di periferie, volevo citare in particolare quella frase perché secondo me è molto attuale, molto facilmente contestualizzabile in Italia. Ecco. Fino a qui tutto fino bene. Fino a qui tutto bene, un po' quello che ci ripetiamo tutti i giorni quando si sveglia la mattina. Sì. Domani non si sa. Esatto. Come si chiamano i tuoi fans? Rocce! Adesso che lo so mi si è aperto un mondo. Rocce? Rocce! Eccolo qua! Fino a qui tutto bene! Marques! Fino a qui tutto bene! Ah, yeah! Cos'è che era l'originale di Aiea? È talmente usato che non mi pare. Il Grumin non ti è piaciuto? Bellissimo. Il Grumin è... Abbiamo fatto un regalo per questo Grumin. Il Grumin è forte. In origine cos'era? DJ Rock, Rob Base e DJ Rock. Però il campione non viene da quello. Il campione è un live. Secondo me sì. Una roba così che è. Can you feel it? Quello che gridava. Can you feel it? E dopo. Non can you feel it, can you feel it? Quando quello che gridava. Can you feel it? Can you dig it? Dice Can You Get. È un live, Warriors, il film Warriors, Guerrieri della Notte. Oh yeah! Oh, oh! Oh yeah! Check this out! Non me lo ricordo più. Lì, cazzo! Sono sì, comunque strausato. Che... Oh yeah! Sì, ti stanno chiamando. No, vabbè, dopo non vedi. Ed ora che sono stupido si sta da Dio, mi rendo conto che ero intelligente solo io. Eravamo stupido, così ti entra in testa subito e scorre liscio fuori però cos'è? Ancora ruvido. Ta-ta-ta-ta-ta. Invece quello lì è un pezzo. Per garantire che siano proprio. Quello lo scama. No, però te lo dico io. È un pezzo di tipo 10-12 anni fa, tipo Gru Armada, ma non quello. La figata di papà che prendi dei microframmenti da tante robe e diventa. Beh, quella di non... Però non è. Nel senso che le note sono cambiate. Senti, ma musicalmente come nascono le canzoni? Cioè, tu scrivi le rime, ma poi le basi chi è che le fa? Io ho un produttore che è il mio produttore, per realtà ne uso anche di altri, però il mio produttore. E poi ci sono anche che... i Bloody Beatles, no? Sì, c'è Crookers, Joe, che è quello di Dogo. Però il resto è tutto fatto da lui, che è questo mio produttore che si chiama Del, che è metà angolano e metà italiano. E di solito balla buncia c'ha anche. Sì. Ok. In realtà di solito, cioè o lui fa un beat, io ci scrivo, magari ci viene, di solito ci viene un'idea, magari tipo badabum cia cia, siamo partiti dalla batteria. Badabum, badabum, badabum cia cia. Esatto, e da lì poi abbiamo costruito la canzone, quindi è bionivoca la cosa. Cazzo, però... quella lì è spaccato, badabum cia cia, spaccato. Quella era, sì. Spaccato tutto. Quella sconfinava nel pop, bambini, talmente bambini. Era, sì, sì. Cioè, che quello è un segnale più grosso. È un buon segnale, sì, sì. Perché vuol dire che... Sì. Che vai proprio... E poi sai col suono onomatopeico si vince, è atavico, perché è una roba che è dentro di noi, no? Rito? Sì. Mi sembra stupido, forse è stupido, sì, è stupido, ci troppo stupido. Capito, la multiple choice, capito? No? Ti sembro stupido? A, forse è stupido. B, sì, è stupido. C, troppo stupido. Cioè, ti offre la possibilità esatto. di scegliere. Un po' passaparola qui. Dove lo trovi un ritornello? Milionario. Sì. Senti, ma quella cosa che abbiamo messo questa mattina, delle telefonate che ci sono nel disco, no? Un sacco di segheterie con voci di giovani donne.
Cioè, tutta roba vera o... Verissimo. Verissimo come la tua fanin. O alimenti la leggenda. Come la tua fanin, verissimo. Senti, a proposito di donne, anche c'è un'altra domanda. Dopo i Police, dopo Colorado, io ti devo fare questa domanda qua. C'è un pezzo che si chiama Roie, che a me non è tanto piaciuto, ti devo dire la verità. Perché mi sembra che la donna ne esca molto molto male, cioè mi sembra che passi il concetto, adesso poi ce ne parli tu, che passi quel odioso concetto che l'uomo che se ne fa tante è il più figo del mondo e la donna che va con tanti invece è una asterisco roia. A te la parola. Allora, per me l'uomo che se ne fa tante pagando, tipo Emilio Ferrari, no, se paghi per me sei uno sfigato, sei un poverino, okay. Questa è la realtà, non c'è niente di cool nel pagare una donna per andarci a letto. Se non il suo di lei, cool. No, in realtà il pezzo è un po' una bacchettata alle donne sicuramente, ma io penso che la donna ne esca male da un sacco di cose purtroppo, non dal mio pezzo, nel senso, io sono in realtà un grande amante delle donne, nel senso, mi metto dalla loro parte perché secondo me il femminismo un po' tace e lancio questa provocazione, è un po' come se le donne avessero lottato ai tempi del suffragette per poi ottenere il diritto di prostituirsi da sole, capisci cosa vuol dire? Di non avere più magnaccia, un po' questo. E alla fine so che sono cose Linus. Forti, no, però fai valere i tuoi 52 anni. No, è interessante come riflessione. Sono cose forti, però è anche vero che attualmente il modello di donna qua. Che va per la maggiore, un po' alla Belen Rodriguez, che sicuramente è la certo. donna. È chiaro, non può essere solo quello. No, certo. Di fondo è chiaro che non è riferito a tutte le donne, è riferito a un certo tipo di donne che ultimamente come scorciatoia, così come l'uomo fa il furbo dal punto di vista magari fiscale, la donna può farlo usando magari il suo corpo. Come... Mi pare che sia... come non mai questa cosa, c'è quel ragazzo che sta impazzendo, dice che abbiamo finito. Senti, quindi devo farti i complimenti, fino a qui tutto bene, il secondo album di Marrakesh, fino a qui tutto bene. Parte il tour fra pochissimo. Quando? In realtà venerdì sono a Novara e il giorno dopo a Zurigo, e poi guardate il mio Facebook, ci sono un sacco di date in tutto. Com'è che dici Final Face? Fa una face da bucchina. Non ho capito ancora come espressione. Guarda, me la faccio spiegare ai microfoni spenti. DJ, chiama Italia, e tanto non ci si sbaglia, ascoltando DJ, chiama Italia, la trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. DJ, chiama Italia.